Nell'ultimo consiglio comunale, quello del 20 novembre scorso, il sindaco Cicchitti era assente insieme anche al capogruppo del Movimento per Adessa Unita Giulio Borrelli, perché impegnato al tavolo di confronto per l'elettrodotto istituito dal presidente Luciano D'Alfonso, ma comunque si è registrata una ricomposizione all'interno dello stesso consiglio di una frattura che si era venuta a creare con alcuni componenti di Forza Italia. Nella serata di ieri c'è stato anche il comunicato stampa del coordinamento cittadino che ha dato ampie rassicurazioni sulla collaborazione che si è ormai riconsolidata con la giunta Cicchitti. Che ne dice sindaco? Ha detto bene, con alcuni componenti di Forza Italia. Il rapporto con Forza Italia è ottimo, abbiamo progetti e possibilità di crescita nell'attività amministrativa del Comune. Purtroppo, come in tutte le cose, a volte ci si maschera dietro i partiti, ci sono delle individualità, a cui non possiamo nascondere, ci stanno creando dei problemi, problemi di natura che obiettivamente io personalmente, ma anche gli amici che fanno parte, diciamo, del gruppo di maggioranza, non riusciamo a comprendere. Ho l'impressione che si voglia creare costantemente dei problemi per obiettivi che sono piuttosto personali e non di interesse generale dell'amministrazione. Il mio dovere è quello di continuare ad andare avanti con questa amministrazione. Abbiamo ricevuto la fiducia dei cittadini, non possiamo buttare ai quattro venti la fiducia che i cittadini ci hanno dato. Se qualcuno ha progetti e velleità, se ne assumerà la responsabilità. Prendo atto del comunicato stampa di Forza Italia, intesa come coordinamento locale di Atessa, provinciale e regionale, a cui devo dare atto di aver ben compreso che l'amministrazione è condotta in maniera egregia e che purtroppo evidentemente al loro interno hanno dei personaggi che probabilmente non sentono la responsabilità che noi invece sentiamo nel dare risposta ai cittadini. Quindi, alla luce di quanto ha detto proprio adesso, sono previsti eventuali rimpasti o nuovi ingressi in giunta? Nei prossimi giorni andremo a valutare anche questo aspetto. Io ho bisogno di un rilancio dell'amministrazione e credo che sia necessario dare risposte concrete ai cittadini, ma soprattutto alla maggioranza che ha intenzione appunto di guidare e portare avanti quei progetti che ci siamo prefissati in questi ultimi giorni, appunto con questi passaggi di questi ultimi consigli comunali. Abbiamo avuto la possibilità, grazie ad una sana amministrazione e a provvedimenti legislativi che il primo ministro Renzi sta portando avanti, di contrarre nuovi mutui nei prossimi giorni, grazie alla variazione al piano triennale delle opere pubbliche approvato lunedì scorso e quindi alla variazione al bilancio. Potremmo contrarre nuovi bilanci. Il consiglio di ieri sera è servito per ricontrattare nuovi mutui, quindi si aprono nuove prospettive e io credo che queste nuove prospettive sono il risultato del nostro lavoro che non possiamo buttare al vento.